Salve a tutti, vorrei parlare ancora dei sogni. I sogni così difficili da capire, eppure così importanti. Importanti perché i sogni parlano al di là della mente condizionata, ovvero cercano di sgattaiolare dalla mente condizionata, cercano di far passare quello che la mente condizionata non farebbe passare. Freud dice è come un guardiano, no? Come il guardiano del castello che cerca di far entrare e uscire chi dice lui. Ma Jung dice che non è così, almeno non è solo così, ma che l'inconscio parla la lingua che sa parlare, e cioè riesce a parlare tramite immagini e cerca di farsi capire così. Io penso che siano un po' tutti e due i fattori. Comunque, per capire i sogni ci vuole una certa familiarità. I simboli dei sogni, perché i sogni parlano spesso attraverso i simboli, sono molto diversi fra loro, nel senso che pochissimi sono i simboli universali, di questi ne ho già parlato, come l'acqua, per esempio, no? Che sia esso il mare, il bicchiere, la vasca, la piscina, eccetera, è sempre simbolo di inconscio e di sentimenti e di emozioni. E poi il resto è molto variabile. Per capire a cosa allude un sogno bisogna chiederci che cosa è quell'oggetto o quella persona che è rappresentata nel sogno per noi. Cioè, quindi non vale per tutti, vale per noi. Per questo io a volte dico non posso interpretare un sogno se non conosco la persona, se non so nulla della persona. Se io sogno un uccello e ho la fobia degli uccelli, e il mio sogno è diverso da quello che invece vede l'uccello e dice: oh, quanto è carino, quanto è grazioso, eccetera, no? Quindi è rapportato a noi. Perché sono utili i sogni? I sogni sono utili perché sono degli integratori di personalità, ovvero noi abbiamo una coscienza esteriore e una coscienza interiore. Fuoco primo, fuoco secondo, fuoco terzo nell'astrologia esoterica. Cioè la nostra capacità di vedere il mondo dipende anzitutto da quello che ci hanno raccontato gli altri, quella che Castaneda chiama la descrizione del mondo. E i bambini piccolissimi sanno capire il mondo, cioè capiscono le persone come gli animali. Poi cala la mente condizionata e non capiscono più niente, a cominciare dai loro genitori, non capiscono più i loro genitori. E coprono tutto, ho già detto, fanno bene perché altrimenti non riescano a crescere in modo decente, dopodiché possono andare, per reintegrarsi, possono andare a rivedere il proprio inconscio. La coscienza interiore è quella che è predisposta dentro di noi, è la nostra vera anima, è quello che siamo dentro, è quello che eravamo chiamati ad essere, se la vita non ci avesse dato i condizionamenti. Quindi tutti ce l'hanno i condizionamenti, sia chiaro. E il sogno tenta di reintegrarci e ha una sua azione salvifica in questo, cioè vuole che noi stiamo bene, che noi ci miglioriamo, che noi riacquisiamo tutto quello che abbiamo perduto, anche perché se lo riacquisiamo stiamo sicuramente bene. Quindi cerca di spiegarci tutto quello che è accaduto e tutti i traumi che sono di noi, dentro di noi, i sogni ce li dicono, non solo quelli, e in genere non cominciano da quelli. In genere cominciano a farci acquisire delle piccole cose, di modo che facendoci riacquisire cose non così forti, non così difficili da digerire, noi comunque ingrandiamo la nostra coscienza e riusciamo ad assimilare altro, di più forte magari.
il sognatore interiore, quello che invia i sogni, diciamo, è una figura bellissima perché se ne frega della nostra morale, tende a criticarci anche o a criticare chi abbiamo intorno se non bada alla nostra evoluzione, se è contro la nostra evoluzione. Al sogno interessa la nostra evoluzione, quindi il capire le cose. Per questo i sogni sono importanti. Per questo, ma l'ho già detto, Artemidoro dice che ogni sogno non interpretato è un tesoro perduto. Artemidoro al tempo degli antichi romani. Ci sono delle regole massime nei sogni, no? Che in genere funzionano per tutti, ed è quando sogniamo una persona, quella persona può essere la persona reale, una parte di noi o una parte di noi. E il sogno spesso usa figure di contrapposizione, no, non è giusto dire di copertura per le figure che ci hanno dato le maggiori emozioni, tipo i nostri genitori, no? Spesso usano delle figure di copertura per indicare i nostri genitori, così possono anche permettersi una critica, magari. Il sogno desidera che noi impariamo a vedere i nostri genitori come sono stati realmente. Poi decidiamo noi se amarli, non amarli, ripudiarli, eccetera, eccetera, non importa, però dobbiamo vederli così come sono. Perché? Perché poi noi vediamo il mondo in maniera chiara o scura, secondo che abbiamo visto i nostri genitori in maniera chiara o oscura. Se noi, lo ripeto in altro modo, non abbiamo visto i nostri genitori nella loro vera essenza, se ci siamo indorati la pillola, noi indoreremo la pillola con i nostri mariti, le nostre mogli, eccetera, eccetera. E quindi non riusciremo a capire gli altri. Se non capiamo i genitori, non capiamo gli altri. Però, siccome in genere i genitori sono le nostre figure protettive, illusorie, ovviamente, perché ormai siamo grandi, non ci possono proteggere più. Noi non possiamo rinunciarci, per cui ci raccontiamo un sacco di balle sui nostri genitori. Questa è la realtà. Questo è quello che fa l'umanità, impedendosi così di vedere gli altri. Cosa fa il percorso analitico, l'interpretazione dei sogni, eccetera, eccetera? Già l'interpretazione dei sogni di per sé è un percorso, no? Ci fanno capire che certe nostre credenze, certe nostre sicurezze sono in realtà degli schemi e ce li fa cadere. Man mano che cadono gli schemi noi vediamo più chiaro. Man mano che cadono gli schemi noi vediamo come erano i nostri genitori, che non erano comunque onnipotenti come li vede un bambino, e i genitori non possono salvarci da tutto. Possono essere state delle brave persone che hanno commesso naturalmente i loro errori, anche perché pure loro sono stati figli, no? E quindi anche loro hanno avuto i loro fraintendimenti, eccetera, eccetera. I sogni vogliono farci vedere la realtà. E la realtà più importante della nostra vita sono i nostri genitori. A volte i sogni fanno vedere anche i defunti. Attenzione! Che spesso i defunti che vediamo nei sogni sono figure di copertura o addirittura parti di noi. È molto diverso quando compaiono come defunti o quando compaiono come figure di rappresentanza, diciamo. Nella maggior parte dei sogni i defunti appaiono come figure di rappresentanza. Però a volte io ho visto che accadono come figure reali di defunti. E si capisce da come si comporta. L'idea, per esempio, di dire il genitore è apparso perché vuole farsi perdonare, qualche volta c'è anche questo, ma il genitore che vuole farsi perdonare è uno che ha capito i suoi errori. Se ha capito i suoi errori, più che farsi perdonare, cerca di aiutarci.
perché altrimenti se viene per farsi perdonare pensa ancora a sé e non pensa a noi, capito? Quindi quel fatto che viene per farsi perdonare è sempre ambiguo, bisogna sempre rifletterci da che parte viene, anche perché l'astrale negativo può infilarsi anche nei sogni un pochino, eh? Gli incubi spesso vengono dall'astrale negativo, ma possono venire anche come ricordi del passato, come incubi, perché sono stati degli incubi di certi avvenimenti. E per esempio, quando sogniamo, per esempio dei sogni, per capire quali sono un po' le regole generali dei sogni, quando noi sogniamo la nostra anima o sogniamo la nostra mente condizionata. La nostra mente condizionata appare sempre come un palazzo, una costruzione, perché è una costruzione mentale, mentre la parte della natura riguarda sempre l'anima. Come facciamo a capire quando cadono gli schemi mentali? Ci sono dei sogni che in genere accompagnano questo. Se buttiamo giù un grosso schema mentale, per esempio, spesso compare come un albero tagliato. Viene tagliato un albero, l'albero cade, l'albero muore, è un grosso schema mentale che è morto, che a noi dava vita comunque, perché ci rinforzava, ci rinfrancava, ci faceva credere qualcosa di positivo, e quel positivo non c'è più. Quindi è come la morte di una parte di noi. E quindi possiamo capire che quando sogniamo che viene tagliato un albero, vuol dire che una parte di noi è caduta. La caduta degli schemi, quando è molto avanti, compare come crollo. Crollo del tetto, innanzitutto. Oppure crolla un palazzo, crolla una casa, crolla qualcosa. Oppure ci accorgiamo che sotto al nostro pavimento c'è dell'acqua, che non stiamo sulla terraferma, ma siamo sull'acqua. E la parte istintuale in genere viene sognata attraverso animali. Questi animali possono presentarsi in forma positiva o negativa. Attenzione, perché raramente, ma qualche volta, i genitori sono rappresentati da animali feroci. E in questo caso sono loro gli animali feroci. Ma in genere l'animale, anche se è feroce, è una parte di noi. Per esempio, c'è quella che si sogna dei tori in fuga con le narici che emettono fumi, eccetera. È chiaro che è la nostra parte incavolata. Se c'è un cane che ci vuole mordere, è il nostro istinto che noi non riconosciamo. E quindi in realtà non ci riconosce perché noi non lo riconosciamo. Se lo riconosciamo, anche nel sogno successivo si trasforma e diventa il nostro cane amorevole. Il nostro istinto quindi appare sotto forma di un animale, che può essere appunto un animale feroce perché è incavolato, può essere un animale fedele e protettivo come il cane. Può essere un animale indipendente come un gatto. Il nostro istinto sognato come gatto è molto bello perché il gatto è abbastanza indipendente. È indipendente perché non è un animale da branco, ovviamente, abituato a stare solo e cavarsela da solo. Però, non avendo questo bisogno urgente di capo, che anzi non desidera per niente, non solo se la cava da solo, ma non si lascia comperare dai regali che gli facciamo. Se gli diamo il cibo e lo trattiamo male, e quello ci graffia, se ne frega che noi gli diamo il cibo, cioè non si rassegna. Per questo il gatto è una bella rappresentazione del nostro inconscio, del nostro istinto. L'istinto è una parte, diciamo, ereditata, cioè una parte animale, è una parte che viene dalla foresta, dalla natura, che dobbiamo riacquisire perché la mente condizionata ce lo blocca.
E c'è tutto un lavoro per far rivivere questo istinto. Innanzitutto bisogna che noi cerchiamo di ascoltare quello che abbiamo dentro. Cioè, se siamo arrabbiati, dobbiamo poter essere arrabbiati. Se noi siamo molto bigotti, per esempio, sogniamo che c'è un demone dentro di noi, quel demone siamo noi, ma in realtà è una parte arrabbiata. Cioè, non facciamoci spaventare da certe immagini, perché sono della mente condizionata. E spesso sognare degli uccelli è simbolo di libertà, cioè sognare uccelli che volano in genere è simbolo di libertà. Quando sogniamo che abbiamo tanti cuccioli, tanti animaletti che dobbiamo accogliere, diciamo, oddio, come ce la faccio? Oppure che sogniamo dei bambini che dobbiamo accogliere dentro casa, oddio, come ce la faccio? E significa che noi stiamo riacquisendo la nostra sensibilità. E sembra che non ce la facciamo ad accoglierla, no? Perché abbiamo paura di non riuscire a reggerla, di diventare fragili, no? In realtà poi ce la facciamo benissimo, perché invece ci rafforza, invece che farci diventare fragili, contrariamente a quello che si pensa. Come ho già spiegato, il simbolo del serpente è un simbolo in realtà sacro, perché è la terra. Per cui che il serpente lo incontriamo o ci morde, è sempre positivo. Così come è sempre positivo sognare di essere incinti, o magari un uomo sogna che una donna è incinta. Difficilmente un uomo sogna di essere incinto, è capitato, ma è rarissimo. Perché l'essere incinte vuol dire una parte che sta dentro di noi esce fuori, prima stava dentro, poi sta fuori, quindi arriva alla coscienza, possiamo capirlo. Era una parte che avevamo, ma che non volevamo vedere o non riuscivamo a vedere, ma che adesso possiamo vedere e capire. È un accrescimento della nostra coscienza, quindi è sempre positivo come cambiamento. La casa è un cambiamento, è una rappresentazione del nostro io, e quindi cambiare casa vuol dire che sta avvenendo un cambiamento nel nostro modo di vedere, di pensare, di sentire. La casa, quando è vuota, vuol dire che ancora non abbiamo trasferito i nostri sentimenti là dentro, devono uscire fuori. Se la casa è immobile, invece è la casa con tutti i nostri sentimenti. Come il serpente, anche la lucertola o gli animali che stanno raso terra, no, sono sempre simboli di un istinto. C'è una particolarità che la ranocchia o il rospo rappresentano in genere delle parti che stanno cambiando, perché essendo animali che essendo animali che passano dalla condizione dell'acqua alla condizione della terra, si sta operando una trasformazione. E quindi dentro di noi si sta operando la stessa trasformazione. A parte che il fatto di passare, che sono anfibi, no? A parte che il fatto di passare dall'acqua alla terra vuol dire da una condizione un po' più nebulosa, un po' più mobile, un po' più sentita, ma poco vissuta, si passa alla realtà della terra. Quello che deve accadere mediante i sogni, che i sogni devono illustrare e aiutare a capire, è il passaggio dall'alto al basso. Non esiste lo spirito così come lo concepiamo. Lo spirito deve essere terra. Lo spirito deve essere allegro. Lo spirito deve essere di partecipazione. Lo spirito deve essere di comprensione, mai di astrazione. Quelle sono mentalismi. Quindi quelli che si mettono a fare l'om e si mettono così e ci passano la vita, non dico l'om come, no, non parlo della meditazione, che quella si può fare per carità, anzi è anche riposante, va bene, eccetera. Ma quelli che ci vivono in questa dimensione non sono sani, diciamocelo. È gente che si è astratta, participio passato, astratta.
dal mondo perché evidentemente non ci si trovava bene e si può anche capire che non ci si trovi bene, perché a un certo punto, anche se si è uscito fuori, si è usciti fuori dai dolori personali, ci sono quelli degli altri e se siamo sensibili, quelli degli altri li sentiamo e fanno soffrire, però non fanno soffrire con angoscia. È tenerezza, è empatia, è pena, è compassione, desiderio di soccorrere, tutto quello che volete, non angoscia. Che altro si può dire dei sogni? Ce ne sono da dire. Sognare di morire non è mai la morte, perché l'inconscio non conosce la morte. La morte la conosce la mente condizionata, ma non l'anima. E siccome i sogni vengono soprattutto dall'anima, anche se qualche infiltrazione a volte c'è, quando parla di morte e di rinascita. Vuol dire che stiamo subendo una trasformazione. Spesso le persone che ci circondano sono sognate come parti di noi. Allora, una delle domande che ci possiamo fare quando sogniamo una persona è: se fosse una parte di me, cosa sarebbe? Che parte sarebbe? E riscontrare, quindi è importante riscontrare qualcosa che abbiamo in comune, pur essendo molto differenti, ovviamente, perché siamo due persone diverse. A volte facciamo fatica a identificarci perché magari quella persona non è così splendida e quindi diciamo no, ma io non sono come quello e magari non lo siamo, ma c'è un particolare in cui possiamo identificarci con l'altro. E un'altra cosa sono i metalli preziosi o le pietre preziose. L'inconscio percepisce i metalli preziosi o le pietre preziose come sentimenti, come cose che possediamo, come cose che hanno un valore, appunto. Il simbolo dell'oro in genere è più relativo alla coscienza, il simbolo dell'argento è più relativo ai sentimenti. E quando sogniamo bigiotteria, che può essere molto graziosa, invece è piacevole da portare, per i sogni sono dei falsi sentimenti, spesso e volentieri. Un discorso a parte è quello delle scarpe o dei contenitori. Noi abbiamo una mente che è simboleggiata come un contenitore, perché la nostra mente contiene tutte le nostre emozioni, tutto quello che sentiamo, no? Le contiene nel vero senso della parola. Tant'è vero che quando non le contiene sbottiamo, facciamo casino. Quindi la mente viene vista spesso come un recipiente che contiene un liquido, ma anche in altri modi. A volte è visto come scarpe per camminare. La scarpa è un contenitore che contiene il nostro piede, che ci serve per farci camminare nel mondo, che ci serve per non farci per non darci dolore ai piedi, no? Perché giusto camminare sull'erba o sulla sabbia può andare bene per i piedi nudi, no? Ma, o dentro casa se uno è attrezzato in tal senso, ma non per camminare per strada, non per andare nel mondo. Allora spesso nei sogni noi cerchiamo le scarpe adatte, spesso non le troviamo, oppure le cambiamo, oppure ne sono da bambino perché siamo rimasti bambini dentro per certi aspetti. Uno dei contenitori più usati per indicare la mente è la borsa della donna. E la donna spesso perde la borsa. Quando comincia a perdere la borsa, il sogno è brutto. Oddio, ho perso la borsa. Che cos'è la borsa? È tutto ciò che ci dà la nostra identità, e cioè la mente. Perché dentro ci abbiamo le chiavi, ci abbiamo i documenti, ci abbiamo i soldi. Ci abbiamo tutto quello che ci serve nella vita di tutti i giorni, no? Quello che ci identifica per chi siamo. Perdere la borsa vuol dire non sappiamo più chi siamo, terribile. E invece può essere un inizio di caduta degli schemi mentali, cioè
a buon punto, anzi direi, no? Quando si comincia a perdere la borsa siamo già a buon punto. Poi la borsa può essere sostituita da un altro recipiente, no? Per esempio si rompe un vaso, però poi viene sostituito da un vaso più antico, che era quello primigenio, quello reale, quello nostro. E la mente può essere simboleggiata anche da una valigia, per esempio. Però la valigia può essere anche un fardello di tutto ciò che ci portiamo dietro dal passato, di cui sarebbe bene che ci liberiamo, no? Tipo il nostro senso del dovere rispetto all'autorità, eccetera, eccetera. Il concetto di autorità viene dai nostri genitori. Noi abbiamo il concetto di autorità perché i genitori esercitano su di noi un'autorità. Se noi non fossimo autoritari coi figli, i figli se la caverebbero molto meglio con l'autorità. Non voglio fare un gioco di parole, però voi stessi sapete che un conto è essere autoritari, un conto è essere autorevoli. È vero che la maggior parte dei genitori hanno il terrore che i figli non siano obbedienti. Per cui, anziché spiegargli le cose e fargliele capire, gliele impongono e il figlio si ribella. E poi dopo c'è la famosa adolescenza, che è una malattia perché i figli si ribellano ai genitori. Si ribellano perché sentono che non è vero quello che gli danno, che glielo danno come regola, non come spiegazione. Dice: ma il figlio, se io gli dico una cosa e gliela spiego, non l'accetta. E certo. Se uno ha allevato il figlio sempre con le regole, certo che quello non è che improvvisamente l'accetta, no? Però dobbiamo avere pazienza e andare avanti su questa strada e piano piano migliorerà, perché poi il figlio capisce se noi siamo cambiati alla fine. L'idea che i figli non capiscano niente è un'idea tutta genitoriale. I figli capiscono come? Sono i genitori che non capiscono i figli. Non capiscono i figli perché a loro volta non sono stati capiti. Quando ci stacchiamo dai genitori, nei sogni avviene che il genitore sta morendo e magari all'inizio ci disperiamo, poi dopo li vediamo diventati vecchi, come in realtà non sono, magari, no? E piano piano vanno nello sfondo, cioè emotivamente non sono più importanti. Attenzione, perché l'essere importanti emotivamente vuol dire che noi facciamo affidamento sui genitori. Dopo possiamo provare anche sentimenti di tenerezza, di amore, di gratitudine nei confronti dei nostri genitori se ci hanno allevati bene. Però non dipendiamo più così emotivamente da loro, cioè non ci fa disperare la loro mancanza come mancanza di appoggio. Naturalmente questo è tutto da prendere con le molle, perché poi chi è che sente da appoggio? Chi è che non ha bisogno dei genitori? Chi è stato trattato male perché lo cerca tutta la vita? Chi è stato trattato bene perché ama il genitore effettivamente in quanto è stato molto amato? E dove lo ritrovi un altro che ti ama come il genitore? Ok. Quindi i sogni cercano di farci vedere gli altri come sono e cercano di farci capire che rapporto abbiamo con gli altri. Per esempio, spesso noi sogniamo di stare nel traffico in macchina. Traffico in macchina, la macchina in genere è un simbolo della mente. Perché è un simbolo della mente? Perché noi stiamo dentro la macchina e possiamo andare dove vogliamo, senza farci troppo male, perché la macchina ci racchiude e ci ricopre e ci protegge e ci separa. È un separatore dagli altri. Tanto è vero che quando stiamo in macchina possiamo anche fare gestacci agli altri, no? Come succede purtroppo, no? Quelli che gli fanno le corna, gli fanno il gestaccio, eccetera, cosa che non farebbero a tu per tu, perché lì allora si potrebbe passare alle mani. In macchina si può fare. È la mente che ci ripara, è la mente che ci toglie le figure più cruente, è la mente che ci separa dagli altri e non ci fa percepire direttamente quello che gli altri provano per noi. Non ci fa percepire nemmeno quello che noi proviamo per gli altri spesso.
Quindi ci capiamo veramente poco attraverso la mente condizionata. Per questo è importante guardare i sogni, per capire quali sono i nostri condizionamenti, perché ci sono. E non ci sia nessuno che pensi io i condizionamenti li ho abbandonati, perché non esiste. Quindi i sogni sono importanti per capire che sentimenti abbiamo nei confronti degli altri. Per esempio, abbiamo un marito o una moglie che pensiamo di amare, poi in realtà nel sogno questa persona la sogniamo come naturalmente con figure di copertura, come una persona che ci toglie la libertà, che non ci ama, che ci sfrutta, eccetera, eccetera. Il sogno sta tentando di farci vedere la verità, di farci capire come sono veramente le persone intorno a noi. Spesso lo fa con i genitori, cerca di farci capire come sono, non come noi li abbiamo immaginati. E ripeto, è importante che noi capiamo i nostri genitori perché se capiamo i nostri genitori, capiamo i nostri partner, perché la scelta dei partner è sempre condizionata ai genitori. No, condizionata, ma non dovuta esclusivamente a quello, sia chiaro. Noi possiamo amare un partner per sue cose precise, pur vedendoci un genitore, magari anche negativo, no? Però c'è quel click che è irrazionale e che deriva da altre cose che non possiamo quantificare, perché l'amore è un fatto irrazionale. Poi c'è quello invece dovuto proprio alla ricerca del genitore, tipo la donna che è stata picchiata dai genitori, dal padre che si va a cercare un uomo che la picchia, no? Perché solo quello le dà emozione. Sì, perché quello è quello che lei ha scelto per farsi riparare, cioè quella è la figura genitoriale che la deve riparare. Poi lei cancella ogni volta che la picchia e rimane lui come figura che la riparerà da quello che la picchia. Capito? Per cui non dite guarda che scema quella che si fa picchiare dal marito. Non puntate mai il dito sugli altri, come diceva quel tipo, perché non guardi il trave che hai nel tuo occhio anziché il bruscolo che c'è nell'altro. E noi dipendiamo dai nostri genitori. Se non ci liberiamo, dipendiamo dai nostri genitori, cioè i nostri genitori ci impediscono di vedere il mondo com'è. Tra gli schemi più grossi ci sono i genitori e la religione. La religione in genere cade quando cadono i genitori. Oddio, che ho detto? Religione intendo quella che ci hanno insegnato, no? Cioè il Dio creatore, cosa, eccetera, eccetera. E rimane il fatto che il mondo comunque ha un'intelligenza, che possiamo chiamarla anche Dio, no? Perché l'intelligenza ce l'ha e certamente non è commensurabile con la nostra, assolutamente, no? Quindi uno può anche vederlo come una divinità, però non come una divinità umanizzata in questo senso, no? Come è in genere nelle religioni. E quindi cade l'idea dei capi, dei genitori, dei capi, del dittatore, del politico, del papa, eccetera, eccetera. Cioè, vediamo le persone come sono, cioè le persone le vediamo solo come persone, non le vediamo per il potere che hanno, perché vengono viste come persone normali, cioè come sono realmente. Quindi non ne abbiamo più paura. Sapete cosa vuol dire non avere più paura degli altri, nel senso non avere più soggezione degli altri in assoluto? Non avere paura che se state parlando a una folla qualcuno vi può dire qualcosa, dicendo ma tu sbagli, tu fai così, tu fai cosà. E voi state lì tranquilli, dicendo vabbè sì, può essere pure che sbaglio. Però rispondete. E la cosa non vi fa male. Anzi, da un lato la trovate pure un po' divertente. Perché spesso vedete perché l'altro fa così, no? A meno che non sia una persona che ha dei disturbi, allora lì non è più divertente. Ma se è una persona normale, no? Questo pseudo-antagonismo può essere anche divertente, insomma, no? Può essere una discussione interessante, una discussione un po' troppo, ma insomma, uno scambio divertente. Perché non avete più
più una figura da mostrare agli altri. La caduta della mente fa sì che non dovete più mostrarvi agli altri. Non dovete più attrezzarvi per mostrare. Ma sapete quanta gente che mi conosce mi dice: ma per favore, ma metti uno sfondo come ce ne sono adesso, belli, cose, eccetera, metti le luci adatte, fai quella di qua, quello di là. Ma che devo fare? Io sono una vecchia di 80 anni che parla a delle persone e cerca di spiegare delle cose che nel mio piccolo ho capito, magari con più angolazione degli altri, ma chi devo convincere? Farei ridere e poi non mi va. Essere se stessi è, come posso dire, è più semplice e meno faticoso. Allora, buon Natale a tutti, buone feste a tutti, arrivederci.